L'Arezzo ottiene la terza vittoria consecutiva, la seconda allo stadio comunale Città di Arezzo. Le Amaranto vincono infatti 3-1 contro la Vissa Civitanova grazie alle reti di Gnisci, Ceccarelli e Tuteri. L'Arezzo non cambia l'assetto tattico e conferma Tuteri esterno basso con Cirri a centrocampo. Le ragazze Amaranto sono subito padrone del gioco e al sesto passano in vantaggio con Gnisci, che approfitta di un errore di Locatelli e segna a porta vuota. Al minuto 12 Ceccarelli prende le misure di testa, mette il pallone di poco alto sopra la traversa. Passano pochi minuti e al quindicesimo la numero 10 Amaranto segna il 2-0 su corner battuto da Tuteri. Anche in questa occasione errore in uscita di Locatelli, che non trattiene il pallone. Per Ceccarelli è così tutto facile. L'Arezzo va a riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa, in maniera inaspettata, torna in partita la Vissa Civitanova, che al 60esimo riduce lo svantaggio grazie ad una punizione dalla distanza di Rastelli. Nulla da fare per Balgimigli. L'Arezzo torna a essere padrone di gioco e al 74esimo chiude definitivamente i giochi con Tuteri, con un bellissimo diagonale su assist di Razzolini. Con questa vittoria le ragazze Amaranto si portano a 49 punti in classifica, a 2 giornate dal termine del campionato e a 3 punti dalla vetta. Domenica 13 giugno al Città di Arezzo arriverà il filecchio per l'ultima partita casalinga. Presidente, terza vittoria consecutiva, anche oggi belle cose si sono viste. Sì, una squadra comunque sempre molto composta e vabbè, le solite cose, insomma, il miglioramento si vede anche se siamo corti come rosa e quindi siamo sempre a fare delle considerazioni molto specifiche per ogni partita. Cosa nuova è il pubblico però, che oggi finalmente è potuto tornare a vedere una partita. Sì, assolutamente. È emozionante rivedere comunque persone che commentano e comunque partecipano attivamente con il pubblico, insomma, quindi è interessante rivedere gli spalti non pieni, diciamo, però comunque con del pubblico. Una partita subito in discesa, poi riaperta per un po' all'improvviso. Diciamo di sì, diciamo che arrivati a questo punto qua del campionato, insomma, la stagione è stata lunga, impegnativa, quindi è sempre difficile tenere sempre alto il livello dell'attenzione, di concentrazione, quindi ci sta un calo, però poi insomma, ecco, l'abbiamo subito riportata sui binari giusti e siamo arrivati a ottenere il massimo che potevamo. Un gol, una vittoria, una giornata, insomma, un'altra giornata positiva, terza vittoria consecutiva. Beh, sicuramente il nostro obiettivo è fare tutte vittorie, perciò speriamo ce ne siano altre consecutive. Il gol è stato importante per la squadra perché stavamo 2-1, perciò è servito per darci sicurezza. Poi sono entrate anche delle ragazze più giovani ed è sempre bello giocare allo stadio per loro. Perciò noi continuiamo così, gol, vittorie, bisogna arrivare alla fine che si è fatto il massimo. 2 giornate, 2 partite non facili con Filecchio, con Bologna, che peraltro avete battuto già all'andata, e 6 punti per sperare. Sì, sicuramente sono 6 punti che ci servono, indipendentemente da quello che poi sarà la fine del campionato. Sono 6 punti che ci servono perché ci permettono comunque di finire il campionato con il giusto piglio e quindi di arrivare alla fine che siamo soddisfatte delle nostre gare, di quello che abbiamo fatto durante l'anno.